questa politica di questo Senato, che non è più soltanto un rappresentante, rappresenta soltanto ed esclusivamente gli enti territoriali, ma avrà anche un proprio valore politico. Grazie. La ringrazio. A questo punto lo poniamo in votazione. C'è un parere contrario della Commissione e del Governo. Favorevoli tutti i relatori di minoranza. La votazione è aperta. Piepoli, Furnari, De Maria, Di Lello, Turco. Provate a votare, colleghi. Rizzetto, onorevole Furnari, non riesce? Provi a votare, faccia almeno un tentativo. Demenec, Marrocco. Provi a votare, onorevole Marrocco, non a sbloccarlo, provi a votare. Demenec non riesce. Demenec non riesce? No. Dov'è? Eccolo là. Arrivano i tecnici, c'è l'onorevole Bindi, è riuscita, c'è l'onorevole Demenec lassù, un altro se va tecnico lì. Ci siamo? Onorevole Demenec è riuscito. Milanato. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, passiamo ora al 2.102 D'Ambrosio. Onorevole Toninelli, prego. La ringrazio, Presidente. Anche in questo emendamento cerchiamo di vincolare maggiormente la scelta dei cittadini elettori alla successiva trasformazione del voto in senatori. E come facciamo? Aggiungiamo alla inconformità delle scelte espresse inderogabilmente. Significa che quando verrà approvata, scritta e approvata la legge elettorale dei nuovi senatori, le preferenze, chiamiamole così, espresse dagli elettori saranno vincolanti sui metodi, metodologie che quella legge elettorale indicherà nella trasformazione delle scelte dei cittadini all'interno dei candidati consiglieri regionali in senatori. Perché lo facciamo? Perché qua c'è un piccolo baco che in realtà è enorme. E che cos'è? È, come al solito, l'assenza di vincolo. La domanda è: e se i consigli regionali che devono eleggere tra i consiglieri nuovi senatori in conformità con le scelte, noi aggiungiamo inderogabilmente, espresse dai cittadini, non lo fanno? Che cavolo succede? Vanno a pigliare qualcuno? Hanno delle penali? Hanno delle sanzioni? Direi proprio no, non succede niente. Quindi non solo oggi non sappiamo come la nuova legge scriverà le modalità con cui la scelta degli elettori inciderà sulla futura elezione dei senatori, ma addirittura non sappiamo se questa fumosità totale della